Chi è questa giovane donna? A chi è rivolta la sua espressione malinconica? In una mano ha una croce, leggiamo 18-22 marzo 1848, le date delle 5 giornate di Milano. L'insurrezione che portò alla breve liberazione dal dominio austriaco fu finita dopo soli 5 mesi. Nell'altra mano, un libro, Storia d'Italia. Un paese che a quei tempi, nel 1851, non aveva ancora un riconoscimento politico. Un'Italia rappresentata proprio dalla protagonista di questo dipinto, di Francesco Hayez. Come una giovane madre, la patria, se da un lato rivolge ai suoi figli uno sguardo amareggiato per i recenti episodi, dall'altro è pronta a nutrirli dal proprio seno materno. In questo dipinto straordinario, l'ideale romantico della patria incontra la forza del messaggio politico.